A noi, come organizzazioni sindacali, rimane l'obbligo di rivendicare condizioni di lavoro sicure. Noi il messaggio che vogliamo inviare, ed è quello che diremo con forza e determinazione ai commissari mercoledì sera durante l'incontro, e che abbiamo già detto al Vice Ministro Bellanova nell'incontro di sabato mattina, che qui basta semplicemente rispettare le procedure previste, diciamo, dai protocolli della sicurezza, per fare in modo che questi incidenti non avvengano più. Sicuramente in questa fabbrica ci sono tantissime criticità, tantissimi problemi che poi si trasformano in drammi per chi vive la fabbrica dentro e per chi la vive fuori. Ma il punto è che se vogliamo realmente fare in modo che non succedano più questi incidenti e che le procedure di sicurezza devono essere rispettate in maniera ossequiosa, perché qui dentro, lo dichiaro apertamente, succede che si chieda ai lavoratori di limitarsi a fare il proprio, di bypassare determinati passaggi delle procedure di sicurezza, perché il profitto viene prima di tutto. Si continua a morire, come abbiamo già detto, quello è stato un omicidio, non è stato un infortunio. Era un incidente evitabilissimo, per negligenza di alcuni responsabili si è dato l'ok ad iniziare un'attività che non doveva iniziare in quelle condizioni. E ci ha perso la vita purtroppo un ragazzo di 25 anni, abbiamo distrutto l'ennesima famiglia. I commissari si devono prendere la responsabilità di dire a tutte le ditte di appalto che quando si entra qua dentro, chi entra qua dentro deve avere un contratto indeterminato, deve avere le stesse garanzie che hanno i lavoratori dell'ILVA, altrimenti parliamo del nulla. Purtroppo non è semplice, come avete anche voi avuto modo di vedere, l'atmosfera non è, diciamo così, delle più distese. L'abbiamo sottolineato al sottosegretario Bellanova, al viceministro Bellanova l'altro giorno in prefettura. C'è una completa scollatura, un cortocircuito completo fra la struttura commissariale, che in realtà è la proprietà e quindi il governo, e tutta la catena gerarchica di comando all'interno dell'azienda. Per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto, da parte nostra c'è questo clima di incertezza, la Steel Service ha l'appalto in scadenza a fine anno, e anche molti lavoratori hanno il contratto a termine che scade a fine anno. Potete immaginare quanto sia semplice per uno di questi ragazzi di 20 anni cadere nel ricatto occupazionale, nel sentirsi obbligato di dover magari andare a lavorare in un buco per portare lo stipendio a casa.